Buonasera a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo video dedicato all'ATP di Parigi-Bercy, ATP 1000 di Bercy, ATP 1000 che è scattato oggi con la presenza di Musetti nel primo turno del tabellone. Doveva esserci anche Arnaldi, ma poi si è ritirato e ha lasciato spazio a Thiem, quindi Musetti che ha perso la sua partita di esordio contro Dimitrov, partita finita in 3 set a favore del russo, 6-2, 6-7, 6-3, a favore del bulgaro, scusate, a favore del bulgaro, 6-2, 6-7, 6-3. Parleremo della partita, non prima di avervi invitato a iscrivervi al canale, lasciare like al video, attivare la campanella per la notifica e andare. È tardi per i pronostici, ma andate sul sito del Fantatennis per capire come funzionerà il prossimo anno. C'è già il regolamento e c'è già il calendario del 2024. Sarà un gioco molto divertente che con ricchi premi e cotillon ci accompagnerà per tutta la stagione 2024. E allora, primo turno di Bercy con appunto Lorenzo Musetti impegnato contro Dimitrov, una partita da cui onestamente io mi aspettavo molto poco. Credo che Musetti abbia fatto il massimo, cioè togliere un set a questo Dimitrov recuperando un break di svantaggio. Credo che per il momento per Musetti è il top. Musetti che si è acceso sul 5-3 Dimitrov, ha cominciato a giocare il suo tennis migliore, però purtroppo lo stato di grazia è durato troppo poco, è durato appunto dal 5-3 dal 3-5, anzi, alla vittoria del set, recupero, tiebreak giocato alla perfezione, poi però nel secondo set c'è stato, del terzo set, scusate, c'è stato il break iniziale a favore del bulgaro 2-0, e poi insomma Dimitrov che non ha dato chance, anche perché Musetti è un giocatore che purtroppo allora, a parte dei problemi tecnici, nel senso che non riesce a tenere il livello per più di un 20, 25, 30 minuti, gioca 20, 30 minuti di tennis spettacolare in cui ti spelli le mani per applaudire, poi però si ammoscia completamente e può perdere veramente quando capita che si ammoscia, può veramente perdere da chiunque. Oggi è successo un po' quello che vi sto dicendo, nel senso che dopo un primo set dominato da Dimitrov, in realtà la partita sembrava segnata 5-3 Dimitrov con Musetti incapace di impensierire al servizio il bulgaro, se non appunto nel sesto game, dove Musetti si è ritrovato ad avere due palle break andando 15-40. Poi Musetti piano piano si è acceso, è riuscito a tenere un servizio fondamentale nel settimo game, annullando lui a sua volta due palle break, per poi piazzare il contro break sul 5-4 dopo aver annullato nel turno precedente un match point al servizio. E quindi poi si è lanciato, preso dall'entusiasmo e forte dell'umore positivo che aveva Musetti, ha vinto agevolmente il tiebreak dove Musetti si è presentato avanti 6-2 e quindi insomma, il tiebreak lo ha dominato, giocando anche, sciolinando, come dicono quelli più bravi di me, un gran tennis. Il problema è che poi l'incanto è finito e nel terzo set, cioè, siamo tornati ai livelli del primo e non c'è stata storia. Partita che
fa vedere che Musetti avrebbe le potenzialità per essere un gran giocatore. Manca la continuità, manca un servizio che lo supporti per tutta la partita, perché non si può giocare di bei colpi. Io è tanto che vi dico, spellarsi le mani per 5 rovesci in una partita di Musetti, che sono colpi spettacolari, che sono colpi bellissimi, ma che sono colpi fini a se stessi, che poi non producono risultati. Manca un servizio, manca la continuità e manca la testa. Manca la testa perché nel momento in cui agguanti Dimitrov nel terzo set devi entrare in campo convinto di vincere. E invece il terzo set è stato una sorta di calvario dove Musetti ha concesso subito la chance e non è più stato in grado di fare match pari nei turni di servizio. Questo perché principalmente è un tennista umorale, è un tennista che va a momenti, è un tennista che quando gioca benissimo temi sempre che si possa spengere da un momento all'altro, facilitando il proprio avversario. Non è questa la peggiore partita dell'ultimo momento, anzi, probabilmente questa è la migliore partita dell'ultimo momento, quindi possiamo essere soddisfatti. I due si erano trovati anche la scorsa settimana a Vienna e aveva vinto abbastanza nettamente Dimitrov. Qua siamo andati al terzo, il terzo set è vero, è stata una vittoria abbastanza netta di Dimitrov, però c'è stata molta più partita. L'idea è che con il 2024, Lorenzo, siamo sempre alle solite. Questo staff probabilmente lo ha portato al massimo livello possibile e oltre non si va. Bisogna provare a inventarsi qualcosa di nuovo. Siamo usciti dalla top 20. Probabilmente a Parigi saremmo testa di serie, se non ho visto male, Musetti bazzica tra la 24esima e la 25esima posizione in quel limbo, perché ora bisognerà vedere, vado a vedere la classifica live, ma bisognerà vedere anche cosa fanno gli altri. Musetti in questo momento è 26, però cioè, molti di quelli che lo precedono e che lo seguono devono ancora giocare. Deve giocare al singolo, è 29, deve giocare Echeverri, deve giocare cioè Bublik ha già vinto, Gerra ha vinto, quindi il rischio di avvicinarsi più ai 30 che rimanere 26 è molto alto. Chiaramente questi sono discorsi non in ottica di fine stagione, perché finire 26, 28, 30, 31, 32 non è che cambi poi tantissimo. È stata una stagione assolutamente negativa, se non per qualche sprazzo illusorio, e vi parlo ancora di quella partita con Novak Djokovic a Monte Carlo, dove Musetti entrò nei titoli dei giornali per uno scalpo che ancora non ha neanche Sinner. Pensate quanto è strano il tennis. Un giocatore come Musetti batte Djokovic e Sinner ancora non c'è riuscito, nonostante che Jannik nei tornei si spinga sistematicamente più avanti di Lorenzo. Però Lorenzo può dire: io ho battuto Novak Djokovic. Sinner: io ho battuto Novak Djokovic. Ancora non lo può dire, speriamo per poco tempo più. Però il tennis è veramente strano, c'è la famosa proprietà transitoria, ovvero Djokovic perde da Musetti e quindi Djokovic perde anche da Sinner, non funziona. Djokovic perde da Musetti e poi batte due o tre volte quando conta Jannik. Però ecco, la partita di oggi è una partita che va presa come la fine di un periodo dove non dico che si veda la luce in fondo al tunnel, perché chiaramente se ne sono andati 170 punti e 170 punti facevano comodo, se ne sono andati i punti di Napoli, se ne sono andati i punti di Firenze, se ne sono andati una caterva di punti in questo finale di stagione. Però diciamo che oggi
tutto sommato si è rivisto un Musetti competitivo e questa è una cosa che in ottica di un doveroso cambio di allenatore, perché a questo punto, ripeto, se lui vuole arrivare deve necessariamente cambiare guida tecnica, perché con Tartarini è dimostrato che oltre lì, oltre il 22esimo, 18esimo posto, ma il 18esimo posto è stato un miracolo, perché uno che ha fatto la stagione di Musetti essere stato 2 mesi 18 al mondo è un miracolo. Però bisogna cambiare, bisogna capire che il braccio c'è, chiaramente manca un buon servizio, manca una buona risposta e manca soprattutto la ferocia e la voglia agonistica di vincere le partite. Il tennis, come vado a dire a tutti i sostenitori di Musetti che si esaltano per un paio di dritti e un paio di rovesci fatti bene che Musetti ha. Musetti è un bellissimo giocatore da vedere, ma purtroppo il tennis non è una gara di tuffi e l'estetica conta per quello che può contare. L'estetica conta sul singolo colpo, sui due o tre colpi, ma con l'estetica non vinci le partite. Ieri Sinner e Medvedev hanno fatto 3 ore di battaglia, ma di colpi spettacolari ce ne sono stati. Ovviamente in 3 ore ci sono anche colpi spettacolari, ma una percentuale minima rispetto a un tennis fatto di resistenza, a un tennis fatto di sfiancamento dell'avversario, a un tennis fatto di non errori. Se per mettere un rovescio all'incrocio delle righe ne devi sbagliare 10, alla fine il saldo sarà necessariamente negativo. E alla fine perderai le partite, perché il tennis è un gioco in cui determinati punti contano due volte gli altri, e se sbagli quando conta di più, la partita sei destinata a perderla. Musetti deve ripartire da oggi, perché ripeto, era una partita dove anche visto il precedente di una settimana fa, poco ci si poteva aspettare, quindi è stata tutto sommato una buona prestazione, però una buona prestazione condita dall'ennesima sconfitta degli ultimi 3 mesi. Le vittorie di Musetti in questi ultimi 3 mesi si contano sulle dita di una mano, ma avanzano i diti di una mano per contare le vittorie di Musetti. E ciò è preoccupante sia in ottica Davis, non che a me interessi che l'Italia vinca la Davis, a me interessa che un italiano vinca uno Slam. O che vinca le finals, o che vinca uno slam, o che vinca un mille. La Davis è un qualcosa che bisogna ottenere dopo aver raggiunto dei risultati a livello di pesantezza di tennis che sono diversi dalla Coppa Davis. La Coppa Davis deve essere la ciliegina sulla torta e non la torta. La torta è lo slam e bisogna prima vincere uno slam, come hanno fatto gli svizzeri. Hanno vinto slam Federer e Wawrinka, poi hanno detto ok, quest'anno la giochiamo insieme e la vinciamo, però l'hanno vinta una. La Svizzera ha vinto una Davis avendo Federer e Wawrinka, quindi capite che non è la Davis. A me quando mi dicono l'obiettivo è Malaga, no, l'obiettivo è l'Australia, non è Malaga. Musetti deve lavorare per l'Australia, Sinner deve lavorare per l'Australia. Malaga è una parentesi che se va bene meglio, ma non è Malaga l'obiettivo dei nostri ragazzi. L'obiettivo dei nostri ragazzi è Melbourne 2024. Bisogna presentarsi per Sinner competitivi per poterla vincere, per Musetti competitivi per fare un bel torneo. Per il bel torneo di Sinner vuol dire tornare in ottavi di finale, ecco, sarebbe già un buon risultato. Sinner deve provare ad arrivare al venerdì, alle semifinali, e poi vediamo come va. Però ecco, non è Malaga l'obiettivo del tennis italiano, o meglio, non è Malaga nei prossimi 2 anni. Bisogna prima vincere uno slam, e quando ci siamo affermati a livello slam e a livello tennis che conta, perché la Davis non è più tennis che conta da 30 anni, poi si può provare a vincere la Davis. La Davis è un obiettivo se non hai giocatori, se hai un buon collettivo ma non hai big.
L'Italia di Seppi e Fognini sarebbe stato un ottimo risultato vincere la Davis perché era impossibile vincere uno Slam. Adesso il livello si è alzato e l'obiettivo è il major. La Coppa Davis, ripeto, deve essere la ciliegina sulla torta. Quindi concentrati su Bercy e concentrati sulle ATP Finals. Poi Malaga è una vacanza che i nostri si prenderanno sperando ovviamente di fare bene. Certo che quando vai là è sempre meglio vincere che perdere, ma niente drammi se anche grazie alle scelte incomprensibili di Volandri, che non ha un secondo singolarista e non schiera un doppio degno di tale nome, dovesse l'avventura a Malaga dovesse fermarsi con la Serbia o addirittura al doppio con l'Olanda o con la Serbia in semifinale. No, non ne potremmo fare un dramma. Ripeto, l'obiettivo del tennis azzurro è vincere, provare a fare benissimo con Sinner a Bercy, provare a fare benissimo con Sinner alle Finals e poi l'occhio deve essere sul 2024, perché il 2024 deve essere l'anno che ci porta finalmente, dopo 48 anni, un altro Slam in Italia. Ciao a tutti e buona serata e soprattutto buonanotte. Grazie a tutti.